In un rispettabile convento in Lombardia abita una giovane monaca di nome Isabetta, la quale all'interno di questo monastero si stava molto annoiando. Un giorno, quando gli andarono a fare visita i suoi genitori e un lontano cugino di nome Egidio, subito lei, date le circostanze, si innamorò di lui e lui ricambiò i sentimenti. Tra i due scoppiò la scintilla e si iniziarono a vedere giorno per giorno, fino a quando una monaca non li scoprì. Quest'ultima però non riferì subito il fatto alla badessa, perché Isabetta poteva smentirsi affermando che la monaca non avesse sufficienti prove per incastrarla. Quindi lo riferì alle altre monache, che ogni giorno aspettavano davanti alla cella di Isabetta l'arrivo di Egidio. Nel momento in cui Egidio torna al monastero, subito un gruppo di monache si dirige nella camera della badessa e un altro resta a far da guardia davanti alla camera di Isabetta. Anche la badessa però aveva degli ospiti nella sua cella, più precisamente un prete. Subito la badessa, nella fretta di vestirsi, dato che le monache avevano bussato alla sua porta, si mise in testa le brache del prete e non l'usuale saltero. Uscita dalla sua stanza, si diresse in fretta e furia alla camera di Isabetta, la quale fu scoperta con le mani nel sacco. Subito Isabetta e tutte le altre monache, insieme alla badessa, furono convocate nella stanza del capitolo. Il tono della badessa era di ferma condanna e biasimo. La badessa però non aveva ancora notato il suo inusuale copricapo. Fu infatti Isabetta a farglielo notare facendo una battuta, dicendo alla badessa di annodarsi la cuffia prima di riferire a lei ciò che voleva riferirgli. La badessa si accorge di avere in testa le mutande del prete e quindi cambia il suo tono, data la figuraccia, e non potendosi di certo discolpare, afferma che da quel momento tutte le monache potevano gioire di piacere della carne, dato che è impossibile sottrarvisi. Infine vissero tutti dandosi buon tempo.